Sempre con Richard Benson, il venerdì alle 22 su Televita. Ecco, uno dirà, ma come si chiama? Come si chiama questa trasmissione? Ma se io sono da solo qua, no? Lo chiamo col mio nome, o no? Ma l'ho lasciato da solo a fare la trasmissione? E allora la faccio da solo a questo punto, sta trasmissione. Dice vengo, non vengo, vengo, faccio, prendo il coso, prendo l'auto, prendo la macchina, prendo il motorino, prendo quello che cazzo c'è da prendere. Sto da solo, la chiamo Richard Benson della trasmissione, no? Mi sembra logico. Comunque nella trasmissione precedente abbiamo parlato di questo grande produttore di chitarristi, Mike Varney. Mike Varney è stato scopritore di Malmsteen, di McAlpine, che abbiamo inteso la settimana scorsa nel suo nuovo lavoro, edito solo in Giappone, bellissimo. Poi di Marty Friedman, di Jason Becker, di Richie Kotzen, di Greg Howe, di Joey Tafolla, di Scott Michaud, di Richie Kotzen, di James Byrd. Cioè, per lavorare con Mike Varney dovevi essere un mostro di tecnica. Se no con lui non ci andavi, non andavi con la sua etichetta che si chiamava la Shrapnel. A un certo momento succede il buio più totale, la Shrapnel fallisce, lui sparisce nel nulla, preso da debiti allucinanti, e sparisce per 7 anni nel nulla. Ma oggi, questa sera, attraverso l'etichetta Mascot del suo amico Paul Gilbert, altro suo scopritore, Paul Gilbert è un grande chitarrista, ma fa delle stronzate allucinanti ultimamente a livello di dischi, quasi canzonette. Anzi, un altro disco che vi voglio far vedere, perché io sono pieno di dischi, no? Però non li metto. Chi me lo inquadra questo? Russell Allen e Jorn Lande. Ecco, questo ad esempio è un disco molto importante, perché Russell Allen è il cantante dei Symphony X, con Michael Romeo, Mike Pinella, eccetera. Jorn Lande è il cantante che è stato con Malmsteen, è stato con gli Ark, non gli Ark quelli facili, gay, ma gli Ark metal importanti, è stato nel primo di Beyond Twilight, è stato con i Cosili, come si chiamano, quell'altro gruppo, con Roland Grafo, quell'altro gruppo, adesso me lo ricorderò tra poco, i Cosili, non ricordo mai il nome di questo, adesso mi verrà il nome di questo ultimo gruppo di Jorn Lande, e hanno fatto comunque questo disco. Jorn Lande ha fatto un disco anche solistico che ho io, i Masterplan, ecco, vedete, me lo sono ricordato, i Masterplan, ha fatto 2 dischi con sti Masterplan, con un ex Halloween Roland Grafo. Così, roba media, lui è un gran cantante però. Allora abbiamo detto Beyond Twilight, abbiamo detto i Masterplan, abbiamo detto Malmsteen, abbiamo detto gli Ark, ha fatto parte di tanti, tanti gruppi Jorn Lande, e lo fa sto disco da solo. A un certo punto si unisce a questo disco il cantante di Symphony X. Ma i Symphony X, dopo i Dream Theater, sono forse il gruppo più osannato dagli ipertecnici seri, no? A parte il disco di Mike Pinella, il tastierista, che è stata una vera delusione. Però mi aspettavo qualcosa di più da sto disco. Cioè Russell Allen ha un nome, ha un gruppo da rispettare. Cioè io mi domando, un ragazzo appassionato dei Symphony X che se va a comprare sto disco, canzoni all'americana, AOR, Coretti, a volte sembrano un po' gli Europe più facili, più commerciali,
I pezzi sono stati scritti tutti dal chitarrista, il chitarrista dei Lost Tribe. Adesso qua c'è un'altra cosa molto divertente che riguarda la mia conoscenza musicale. I Lost Tribe sono un gruppo metal valido con un grosso chitarrista, anche se ha scritto per loro dei pezzi molto facili che a me mi fanno vomitare. C'era un altro gruppo invece chiamato Last Tribe, un gruppo jazz fusion, con un personaggio curiosissimo perché si chiamava David Gilmour, omonimo del chitarrista dei Pink Floyd, ed era il chitarrista dei Last Tribe. Invece questo è il chitarrista dei Lost Tribe, che ha scritto tutti questi pezzi per il cantante dei Symphony X e Jorn Lande. Se volete buttare i soldi dalla finestra, comprate questo disco. Ecco, ma io non voglio farvi buttare i soldi dalla finestra. È tornato Mike Varney, ha sistemato tutti i suoi debiti e la sua etichetta Shrapnel vede luce sotto l'etichetta Mascot, per cui ritorna la grande etichetta, anche se in forma minore, dei più grandi virtuosi del mondo, detto Richie Kotzen, Greg Howe, Joey Tafolla, Malmsteen, McAlpine, Vinnie Moore, Paul Gilbert, Marty Friedman, T.J. Elmerich, Brett Garsted. Quanti ne ha scoperti? Quanti ne ha scoperti? Stasera scopre un ragazzo nuovo. No? Anche McAlpine l'aveva scoperto. Si chiama Mark Rizzo. È un brasiliano, per cui è la prima volta dopo 7 anni che questo produttore, scopritore dei più grandi virtuosi al mondo di chitarra, si ripresenta con un nuovo pupillo. Questa volta brasiliano. Io vi assicuro, ho messo questo disco sul mio piatto, me l'ha dato Angelo Carpenelli, Istinti Musicali, Via delle Albizie 22, Roma, e sono rimasto senza fiato. Un vero mostro, Mark Rizzo!
Ok, Mark Rizzo, ma che volete di più dalla chitarra? Cioè, questo è, non lo so, questo c'è, toglie il terreno sotto i piedi a tutti, questo ragazzo. È incredibile, non solo, ci sono varie parti acustiche, anche di musica brasiliana e di musica jazz, in questo disco, vi voglio avvertire. Ne ascolteremo un estratto verso la fine, tanto per far capire, no, le antitesi, no, che ci sono in questi grandi nuovi musicisti. Questa è la nuova scoperta di Mike Varney, produttore dei più grandi chitarristi. Dici che stiamo a posto per quell'altra storia, stiamo a posto. Allora, stiamo a posto per quell'altra storia, però devo sempre ringraziare Angelo Carpenelli, Angelo Carpenelli, via delle Albizie 22, che se dà tanto da fa, che si muove con la macchina, che si sposta nei magazzini, che va, che chiama Tokyo, che chiama Los Angeles, che chiama New York, che fa venire i pacchi a destra e a sinistra per accontentarmi, perché lo sa che io devo avere il materiale giusto da presentare, non posso presentare, non posso bleffare, qua ci sono orecchie attente, ma io voglio vedere un attimino, scusatemi, mi ricordo sempre che con Richard Benson il venerdì alle 22, voglio osservare un attimino il pubblico, lo voglio guardare un attimino negli occhi. Devo dire che il pubblico è attento comunque, perché ho guardato in degli occhi che hanno visto là dove è difficile guardare. E guardare questa trasmissione può essere un piacere, ma può essere anche letale. Perché cambia la tua percezione mentale, auditiva, discorsiva. Cominci a dire altre cose, no? Come, no, non sono uno del branco, cancellatemi dalle vostre agende, figli dei figli, ma di quali fiori? Diluite le vostre droghe e poi
parla anche del Cristo Pinocchio e poi si parla anche come ammaestrare il dolore. Ci sono vari modi di pensare alla vita, ma la cosa più bella in questo momento è questo nuovo chitarrista, che questa volta cerca di unire la sua tradizione brasiliana, e stiamo parlando della novità di questa sera, con Richard Benson su Televita alle 22, ogni venerdì alle 22 deve essere un appuntamento fisso, pure se ci avete una bella fica da lì a qualche metro, la fate aspettare in silenzio dovuto, per poi consumare dopo o anche durante, basta che gli occhi, le orecchie e il cervello siano rivolti verso di me, e sentiamo quest'altro brano di Mark Rizzo.